che belli che sono. Con l'inizio dell'autunno ritorna il classico appuntamento Impara l'arte dal nonno, organizzato dall'Ufficio Cultura e da tanti volontari, ed è un'occasione perché i piccoli dei nostri giorni incontrino delle attività che svolgevano ed erano naturali per i loro genitori e anche e soprattutto per i loro nonni. Quindi in questo ambiente del MILS, del Museo dell'Industria e del Lavoro del Saronnese, c'è la location più adatta per tutte queste attività che ormai i bambini non sono più abituati a fare, dal vediamo qua lavare i panni nella tinozza con l'asse, che ora è un divertimento mentre per le nostre nonne era un'attività che le impegnava parecchie ore della giornata, allo sgranare il mais, a pesare la frutta e le verdura con la stadera, che era appunto la vecchia bilancia con una leva e un peso che faceva da contrappeso alle cose da pesare, uno strumento che ora non si usa quasi più perché ci sono le bilance elettroniche. E dentro, all'interno del museo, tante altre attività, dall'intagliare il legno, dal ricamo, il cucito, insomma un'occasione per i bambini di divertimento e per i nonni di continuare delle tradizioni che altrimenti scomparirebbero. Zucchino è abbondante, qui è 5 etti e mezzo scarso. Ah, invece sgranano. Questa è una macchina che abbiamo fatto noi per fare le castagne, con un cestello di una lavatrice, un motore con una riduzione e un telaio fatto da noi, e gira tramite la corrente elettrica con un bruciatore a gas, perché in certi posti non riusciamo a far fumo, non si può fare determinate cose, così riusciamo a metterci d'accordo tutti, insomma. Quindi. Yeah.
qua cosa sto riprendendo? Allora, sta riprendendo un piatto dietro blu e il piatto dietro è fatto con K1 e K2. Poi vedi dietro un vassoio, questo che vedi, che è un vassoio fatto in craquelé. Soltanto un mezzo litro, eh.